a tutti ragazzi, sono Valentina, benvenuti in questo nuovo video. Eccomi qua oggi tornata dopo una settimana di fermo perché non sono stata molto bene, ancora un po' si sente, l'aria condizionata mi ha uccisa, quella che abbiamo al lavoro, per farvi il video degli acquisti dei manga del mese di giugno. Ci sono un po' di cose, come sempre, quindi direi di iniziare subito. E qualcosa manca perché sono passata prima della fine del mese, ma ovviamente quello che manca lo vedrete nel video del mese prossimo. Come sempre adesso andiamo molto a caso, quindi quello che mi capita fra le mani ve lo faccio vedere e partiamo proprio da Naruto Color, di cui sto continuando il mio recupero e ho recuperato il numero 37, il numero 38, il numero 39 e 40, il 41, 42 e 43, il 44, 45, 46, poi ci sono dei buchi perché ho preferito recuperare quelli che sul sito del Corriere erano esauriti, quindi abbiamo il 49, il 50, il 51, il 53 e il 55. Questo mese, appena arriva lo stipendio, venerdì prenderò tutti quelli che mancano, quindi tutti quelli che mi mancano li prenderò tutti, così completerò anche Naruto Color. Intanto ho preso questi, come sempre il prezzo è di 5,99 il volume, ma costa 6,99 perché ci sarebbe anche il prezzo del quotidiano Naruto. Sapete che sto facendomi il rewatch dell'anime su Prime Video nella sezione Anime Generation della Yamato e poi quando sarà completato e avrò tempo per leggere tutti questi volumi mi metterò a leggere anche Naruto. Poi passiamo alla Magic Press, per cui ho due volumi. Il primo ovviamente l'ho già letto, fa parte di quelle letture obbligate appena passo in fumetteria, cioè il numero 14 di Skip Beat, ma poi ne parleremo, un volume bellissimo. E poi è uscito il terzo volume dell'Inganno di Freya, di cui devo ancora leggere il secondo in realtà, e me li leggerò insieme. Il primo mi era piaciuto molto, una storia un po' particolare, in stile per certi versi un po' la Lady Oscar, con la questione del genere, insomma una ragazza che deve fingersi il principe perché è deceduto e di cui lei è una sosia perfetta, insomma quelle storie un po' particolari, un po' fantasy, un po' che parlano ecco di regni, reami, mi piacciono e quindi vedremo come prosegue. Anche la casa editrice Ippocampo, come ben sapete, si sta dando ai manga e ha fatto uscire i primi due volumi dell'Imperatore d'Egitto, che è un manga che parla della storia dell'imperatore Hirohito, colui che comunque ha passato il periodo comunque della guerra allo stesso imperatore che il 15 di agosto del 45 ha dichiarato via radio la resa del Giappone. Questo è un manga che parte da quella che è comunque la sua infanzia, giovinezza, per quanto riguarda i primi due volumi, li devo ancora leggere in realtà, per poi appunto andare via via a coprire tutta quella che è la sua vita. Ogni volume costa 8 euro, però mi piace molto la fattura, è davvero una bella edizione, molto morbida, e anche i disegni mi piacciono molto, quindi ne parleremo molto presto perché non vedo l'ora ecco di leggerlo. E niente, è tratto da un'opera originale di Kazutoshi Hando e boh, vediamo, mi piace questa idea di parlare comunque di un personaggio importante qual è appunto la figura dell'imperatore Hirohito, che è stato un fulcro abbastanza importante all'interno della storia del Giappone, del periodo più buio anche del Giappone, quindi insomma vedremo come sarà. E poi per Bao ho recuperato di Yaro Abe, ormai prendo tutto di suo anche se sono indietro con La Taverna di Mezzanotte, Maldestro dalla Nascita, che da quello che ho capito è una specie di autobiografia dell'autore. Costa 17 euro, mi piace questa copertina un po' boh, in stile carta ruvida, mi piace molto. E vediamo come sarà anche questo, perché il suo stile è un po' particolare, mi fa sempre molto sorridere, quindi vedremo pure questo. Oltre a Naruto, quella che è stata l'altra spesona del mese di agosto che mi ha un po' prosciugata, ma era necessaria, perché sul sito della Ikari, nella loro pagina Facebook, avevano scritto che si stavano esaurendo le copie, quindi onde evitare di rischiare di rimanere
ancora senza, e effettivamente avevo rimandato un bel po', l'acquisto del secondo e del terzo volume, ho finalmente finito di recuperare Genji Hiroshima e ho preso sia il numero 2 che il numero 3. Alla modica cifra di 39 il 3 e di 39 il 2, quindi insomma è stata una spesa bella, bella tostina da passare. Sapete che vi ho parlato del primo volume l'anno scorso nel video che faccio ogni anno riguardante la bomba atomica. E prima o poi volevo prenderli, volevo andare con calma, però sono andata talmente troppo con calma che i volumi stavano esaurendo sul sito della Ikari, quindi ho dovuto fare l'acquistone tutto in una volta sola. Non me ne sono affatto pentita perché sapete che il primo volume mi è piaciuto e mi ha fatto un male disumano. Non vedo l'ora di andare avanti e di finirmi di leggere anche questa storia, questa autobiografia dell'autore che ci racconta quello che ha vissuto durante e anche post, ovviamente, lo scoppio della bomba atomica, della disgrazia che ha subito la sua famiglia, del fatto che insomma si è ritrovato in una situazione per niente facile e bella complicata, quindi vedremo. Il primo volume era stato veramente veramente bello. Poi alcune cose che non sono manga, su consiglio della Penny Lane, che ormai io e lei abbiamo fatto comunella, finiremo sotto lo stesso ponte prima o poi, nell'edizione ancora della Vertigo, quella, però Planeta di Agostini. Ho iniziato a recuperare, ho visto che ce ne sono tre, non so se poi ce ne sono altri, intanto i primi tre volumi di Hellblazer di Jamie Delano, quindi la storia di John Constantine che volevo leggere da una vita, e ho trovato i primi tre volumi, intanto ho preso questo mese recupererò tanto il secondo, se mi riesce anche il terzo, vediamo. E così poi me lo posso leggere e la Penny sarà molto molto fiera di me, anche perché ho visto che sul sito della Panini c'è l'omnibus, ma non quello di Delano, ed è quello che mi interessava maggiormente. Poi per la collana Black Label della Panini Comics ho preso il volume 6 e il volume 7 di Fable, abbiamo Terre Natie e Fiabe d'Arabia. Ho già messo nel carrello il volume, quello delle 1001 storie, quelle della neve, insomma lo speciale, che è uscito a fine di giugno, quindi prenderò anche quello. E poi ovviamente non potevo non approfittare degli sconti Bao e Mondadori che ci sono stati della Oscar per recuperare intanto il terzo volume di Monstress, che era quello che mi mancava per potermela leggere, quindi adesso tutti 1, 2, 3 e 4 per il momento, quindi posso mettermi a leggerla. Ne ho approfittato visto che c'erano gli sconti, infatti non ho preso tanto con gli sconti, mi sono focalizzata solo su due volumi che mi servivano per leggere alcune serie. E infatti il secondo è l'ultimo volume che mi mancava di Stranger in Paradise, quindi il numero 3 di Terry Moore. Questa finalmente ce l'ho completa, li ho presi tutti usati, a parte questo uno a prezzo pieno, neanche prezzo pieno perché era scontato, ce lo possiamo ecco permettere. E non vedo l'ora di leggere questa storia di cui Eli e Aldo mi parlano bene ormai da anni, quindi vedremo come sarà anche Stranger in Paradise. Passando invece a tutto il resto, mi capitano fra le mani i volumi della Star, di cui qualcosina già ho letto, fra cui il numero 8 di Living Room Matsunaga-san, questo non potevo le non leggerlo subito, bello, bello, mi è piaciuto. E insomma, si vede che all'inizio, quando ho iniziato a leggerlo, non mi piaceva, non era il periodo più adatto, però insomma, ora è una di quelle storie che mi piace leggere subito appena arrivano. E poi finalmente abbiamo tra le mani la ristampa di Sun Tail di Megumi Tachikawa. E avevo già letto io Sun Tail tanti anni fa nella collana Contenitori Amici, che custodisco tutta gelosamente dentro una scatola al sicuro, però mi faceva piacere rileggere un'edizione solo sua ed è stato bello come leggerlo là la prima volta, molto molto bellino. Chi non conosce Lisa e Seiya, e insomma è un cartone, è stato un anime della mia infanzia, e avere una versione solo con lui insomma ci voleva. Ho iniziato a leggere proprio in questi giorni, ho letto pochino, poi mi sono fermata perché ho tutt'altro da fare, il secondo volume di Tsubakichou no Only Planet di Nika Yamamori, e anche questo mi sta piacendo assolutamente tanto. E niente, vedo l'ora di andare avanti, portare a termine anche questo volume e poi ovviamente ne parleremo. Tutto il resto invece, beh, a parte sicuramente le ristampe, non ho letto nulla. Abbiamo il 15 di Shirayuki,
che non vedo di l'ora di leggerlo, mi sta piacendo un sacco questa storia. Il 10 di Mao, perché anche qua ci piace come si sta sviluppando la situazione, sono molto curiosa di vedere come andrà avanti. Vabbè, in realtà questo l'ho già letto, ma non ancora in questa versione, Inuyasha, la nuova edizione numero 5, che è bellissima, sapete che me lo sto comunque rileggendo. Qua arriviamo al punto in cui conosciamo Sango, c'è la parte dell'eremita bastardo, insomma ci sono tante, tante belle cose. Kikyo, che per me potrebbe morire sempre e comunque, anche da subito, non più in là. Insomma, Inuyasha amo tantissimo e quindi non si poteva non prendere. Ovviamente la ristampa di Cardcaptor Sakura, numero 5, anche questo ancora non l'ho letto, però insomma anche questa è una ristampa di una serie che ho non so quante volte ho già letto, con dentro la solita cartolina che andrà alla fine dei 9 volumi a formare il piccolo puzzle. Mentre per il resto sono tutte e 3 serie che ancora devo leggere i volumi. Abbiamo il 13 di Ariadne in the Blue Sky, il 4 del duro lavoro di Musubu e il numero 30 di Shaman King, di cui anche questo non manca tanto alla fine. Abbiamo poi 3 volumi per la Dainit Dinit, come vogliate chiamarla. Allora, ho iniziato una nuova serie di cui sto preferendo prendere i volumi singoli, anche se è uscito pure il cofanetto, ed è questo qui, Adabana, che è una serie che mi interessa tantissimo perché è una di quelle storie che ti riporta all'omicidio, alla morte di un personaggio in una cittadina, insomma quelle cose un po' misteriose che insomma ci piacciono molto, e non vedo l'ora di leggere questo primo volume. Ho comunque già messo nel carrello di Amazon per l'uscita, insomma per gli acquisti del mese di luglio, il secondo, perché tanto io so che mi piacciono di quelle storie, sono quei tipi di storie che a me fanno impazzire, e quindi vedremo poi come sarà. Eli ne ha già parlato, ovviamente, sempre bene. Poi ho recuperato ovviamente il terzo volume di Hello Spank. Sapete che sto prendendo questa ristampa. Avevo iniziato a prendere quella della GP anni fa, poi mi sono fermata perché insomma non è una delle mie storie preferite, però è Hello Spank e quindi volevo comunque averlo per poi leggermelo tutto nella sua completezza. E poi ho recuperato il secondo volume di Sayuki. Devo ancora leggere il primo, ma anche questa è una di quelle storie che volevo leggere da una vita e finalmente ecco lo posso fare. So che mi piace perché è totalmente nelle mie corde e quindi lo inizieremo molto presto. J-pop, di J-pop non ho ancora letto niente e oltretutto di 2 serie, 3 in realtà ancora devo iniziare a leggere i volumi, ma li sto prendendo lo stesso perché voglio comunque farmi poi la panoramica generale di tutti con tutti i volumi usciti. Quindi ho preso Dance Dance Dancer numero 3, devo ancora leggere i primi due, ma sarà fra le prossime letture, anche perché quando si parla di balletto è un tipo di sport in generale, a me il ballo piace, quindi sono molto curiosa. E poi ho preso My Dress Up Darling, Bisque Doll numero 4, di cui devo ancora leggere sempre i primi tre. Però anche questa, secondo me, è una di quelle storie che comunque si parla di cosplay, a me piace. L'avevo sfogliati comunque gli altri volumi e non mi dispiacevano per niente. Poi so che è tanto amata e anche l'anime è tanto amato, quindi vedremo. Un primo volume invece che aspettavo con tanta ansia è I quattro fratelli Yuzuki di Shizuki Fujisawa, di cui io già avevo letto e amato tantissimo Atsuaru. Atsuaru mi era piaciuto veramente tanto e quindi sono molto contenta quando è stata annunciata questa sua nuova serie. Oltretutto è una serie un po' particolare perché praticamente parla di quattro fratelli di diverse età, della stessa famiglia, e insomma sono rimasti orfani dei genitori, e quindi si presuppone essere una lettura, secondo me, molto interessante e molto carina, proprio per la tipologia diversa di età e quindi anche di problemi che questi fratelli possono avere fra di loro e anche all'interno ovviamente del loro essere in base proprio all'età e al modo in cui si approcciano agli altri. Vedremo, sono stracuriosa perché mi interessava un sacco. Ho ceduto alla fine, anche se in realtà ho titubato per un bel po', anch'io alla ristampa di Caro Fratello di Ryoko Ikeda. Io possiedo anche la versione della GP e penso proprio che mi terrò da conto anche quella, perché
l'hanno fatto già vedere in tanti su Instagram e poi sono andata a vedermeli anch'io effettivamente, ci sono diciamo delle discordanze, degli errorini di stampa non da poco, soprattutto per quanto riguarda le tavole, la colorazione del bianco e nero e insomma diciamo che le edizioni GP alcune cose sono state gestite meglio che qua, però comunque è una bella edizione, un'opera che non vedo l'ora di leggere perché anche questo è un must di Ryoko Ikeda e quello che alla fine ecco, mi ha fatto cedere all'acquisto sono diciamo le storie inedite finali da quello che ho potuto capire, ci sono delle cose ecco in più. Però vabbè, è sempre bella edizione della J-Pop, però ecco, per un prezzo di 15 euro come costano queste edizioni, sicuramente un pochino più di cura in certi dettagli, è ovvio che noi lettori che i soldi li spendiamo, ce li aspettiamo e non ci farebbe schifo, ecco, averle. E poi ultimo volume per la J-Pop, il 4 volume di Butta. Anche questo devo ancora leggerlo, lo leggerò una volta che sarà finito, tanto sono solo 7 volumi. Quindi manca poco, insomma, meno della metà. Chiudiamo questo video acquisti con la Planet Manga. Anche qua ho alcune cose che ho già letto, in particolare il primo volume di Ma che sfacciato, uno shoujo veramente molto carino e anche di questo poi vi parlerò. Mi è piaciuto molto questo primo volume, mi ha fatto molto ridere, quindi vedremo. Ovviamente anche questo l'ho già letto, il secondo volume di Proteggi la mia terra è stato il primo di tutti quelli che ho preso, che ho letto. Lo aspettavo da morire, vabbè, che dire, non, basta, non ve ne parlo più perché sennò mi trovate noiosa a forza di parlare di Proteggi la mia terra. Qua già iniziano a uscire alcune cose riguardo soprattutto il passato e che sta un po' influenzando alcune scelte del presente dei nostri protagonisti, quella vita passata che in un modo o nell'altro cerca di avere la meglio sul presente dei nostri protagonisti è meraviglioso. Proteggi la mia terra, dovete leggerlo assolutamente. Poi, vabbè, anche questo in realtà già l'ho letto perché è una ristampa, ma ovviamente ancora non l'ho letto in questa versione. Undicesimo volume di Fullmetal Alchemist, è già uscito anche il 12, però io l'ho già passato in fumetteria, quindi lo prenderò a fine di questo mese. Vabbè, in copertina abbiamo Kimberly, che per quanto possa essere stronzo è un personaggio che mi piace molto. Insomma, è bello, Fullmetal Alchemist, siamo nella parte in cui tutti vengono divisi e i nostri fratelli Eric andranno al nord, dove scopriranno e faranno incontri molto particolari. Poi, ultimo volume disponibile, che non è l'ultimo della serie, ma è l'ultimo volume disponibile di Asadora. Visto che sono usciti tutti e sei disponibili, me li leggerò tutti. Però non so poi quando andrà avanti, mi pare di aver capito che in Giappone è tipo interrotta momentaneamente, quindi boh, vedremo. Comunque il primo volume mi era piaciuto, quindi oltretutto è la mia prima opera di Naoki Urasawa, quindi so che magari non ho scelto la migliore per partire, però intanto il primo volume mi era piaciuto. Sapete che, lo vedete qua dietro, il mese scorso vi ho fatto vedere il mio recupero da Vinted di Nazione degli Spiriti, intanto ho recuperato il numero 26, che è l'ultimo che è uscito, adesso appena verrà ristampato il 25 prenderò anche quello, perché ancora sul sito della Panini non era disponibile. Certo che 9,90 euro è un po' tanto, però sì, è un po' che è aumentato il prezzo di questo manga, perché poveretto, è entrato a far parte di quelli che si cagano in pochi e quindi fanno sempre la fine di quelli che il prezzo aumenta a dismisura. Poi abbiamo uno che, un altro titolo che aspettavo tanto, che nonostante non sia di Kamome Shirahama, però io amo talmente tanto Atelier WeChat che ho voluto prendere assolutamente Kitchen of WeChat. Di Hiromi Sato, che sta alla storia dei disegni, ovviamente sul soggetto originale di Kamome Shirahama. È molto carino, è praticamente un ricettario di quelle che sono le ricette che si trovano dentro Atelier WeChat. Infatti abbiamo proprio anche la ricetta vera e propria, sono delle storie in cui bene o male comunque il cibo ha la precedenza sul tutto, una piccola storia e poi a fine della storia c'è la ricetta del, diciamo, del cibo che mangiano. Costa 7 euro, è una lettura sicuramente molto leggera ma che non vedo l'ora di fare e da quando è stato annunciato lo aspettavo tantissimo. Ultimo, non certo per importanza, questo lo volevo prendere assolutamente. Primo perché amo Arina Tanemura, io ho un amore spropositato per i disegni e le storie di Arina Tanemura, poi perché si parla di Frozen, Frozen è uno dei miei film della Disney preferiti, anche se secondo me mi aspettavo anche quello di Frozen primo, vabbè, è uscito la versione manga di Frozen 2 fatto da Arina Tanimura.
e non potevo non prenderlo. È bellissimo perché comunque ci sono anche spezzoni proprio delle canzoni, lo trovo fatto veramente bene. Poi ripeto, io amo il disegno di Arina Tanemura, è una delle mie mangaka in fatto di disegni preferita perché ha un tratto veramente bello per quanto mi riguarda. Io tutto quello che è uscito di Arina Tanemura, forse mi manca solo ancora Kyoko, quello che comunque è tre volumi del futuro mi manca, per il resto di Arina Tanemura io ho tutto, assolutamente tutto, perché proprio io amo il suo modo di disegnare e mi piacciono molto anche le sue storie. Questa ovviamente non è una sua storia, è un manga ispirato a Frozen 2, però disegnato dalla Tanimura e quindi non potevo non farlo mio in sostanza. Ok ragazzi, anche questa volta, questo immenso video è finito, però c'è da dire che rispetto ai mesi scorsi, più che altro ho avuto lo dispendio per quanto riguarda Naruto e Genji Hiroshima. Per il resto non c'era neanche più tanta roba rispetto al solito, però da quello che ho capito luglio sarà bello carico, quindi ci divertiremo. Fatemi sapere se avete letto qualcosa di questi titoli, io vi aspetto sul canale prossimamente con nuovi video, in particolare finalmente con quello delle letture degli ultimi 3 mesi più o meno. Sarà un video lungo, molto lungo, perché la pila è molto lunga e cercherò di essere il più veloce possibile, magari non vi parlerò di quello di cui vi ho già parlato. Quindi ci vedremo sicuramente presto. Come sempre, qua sotto tutti i miei link. Mi piace se il video vi è piaciuto e niente, ci sentiamo nei commenti e ci vediamo alla prossima. Un bacione e buona fosa giornata. Ciao!